Buongiorno, in questa lezione tratteremo di due dei personaggi più rappresentativi del primo umanesimo e rinascimento, ovvero Marsilio Ficino e Pico della Mirandola. Pico della Mirandola addirittura può essere considerato lo scrittore, in un certo senso, di una sorta di manifesto del rinascimento, di cui diremo in seguito, De hominis dignitate. Questi due personaggi, come vedremo, appartengono tutti e due alla riscoperta del pensiero platonico, ma ci sono dei distinguo abbastanza importanti che noi cercheremo di mettere in evidenza. Partiremo da Marsilio Ficino. Marsilio Ficino nasce a Figline Valdarno nel 1433 e a Firenze apprende le prime nozioni di greco. Questo è molto importante perché Ficino sarà tra coloro i quali riconsegnerà molte opere dell'antichità alla lingua originale, cioè al greco, attraverso delle traduzioni dal latino al greco, e poi tradurrà nuove opere che nel frattempo erano giunte dai dotti bizantini dal greco al latino, quindi aumentando, come dire, il patrimonio culturale della penisola che ospita oggi il nostro stato. Bene, nel 1462 fonda l'Accademia Fiorentina nella villa di Careggi, un edificio a me molto caro, che conosco molto bene fin da quando sono bambino. All'epoca si poteva visitare, purtroppo adesso, a causa dei restauri, non è visitabile a tempo indeterminato, perché qui purtroppo le cose vanno lentamente. Questa villa gli fu donata da Cosimo dei Medici, e anche per questo si parla un po' della filosofia dei Medici quando si parla di Marsilio Ficino. Vi dicevo che la sua opera è molto importante, soprattutto per l'opera di traduzione in lingua originale delle opere, e infatti dal 1463 inizia proprio a tradurre i dialoghi, in particolar modo quelli Plotino, Giamblico, Porfirio, molti altri della tradizione neoplatonica. Si spense nel 1499 a Firenze, e diciamo questo è un autore molto legato alla città di Firenze, come avete visto, non solo per l'Accademia, ma tutto sommato era nato a Figline Valdarno, era autoctono rispetto ovviamente a me stesso sto parlando e a chi di noi è fiorentino, e verrà seppellito, per chi vuole andare a vedere, nella Basilica di Santa Maria del Fiore, anche detto Duomo di Firenze, per familiarità possiamo tranquillamente usare questa dicitura. Allora, vediamo le caratteristiche dell'Accademia di Ficino. Allora, l'Accademia di Ficino, nell'idea ovviamente di Ficino, voleva essere un omaggio a Platone, all'emulazione della scuola platonica greca, e ovviamente è da questo che deriva il nome Accademia anche, ma in realtà non sarà mai una vera e propria scuola, assomiglierà piuttosto a un circolo culturale dove appunto diversi partecipanti si confrontano, e questa è una dimostrazione di quello che abbiamo detto nella lezione introduttiva all'umanesimo e rinascimento, di un sapere orizzontale dove si discute, non verticale insegnante discente, ma insomma dove tutti portano a pari dignità le proprie tesi, le proprie opinioni, e in particolare si confrontavano proprio sul pensiero platonico, sull'interpretazione del pensiero platonico. Non aveva un ordinamento, non aveva uno statuto, si poggiava, diciamo, sulla personalità di Ficino. E infatti alla sua scomparsa l'Accademia entrò subito in crisi. Sì, Cattani di Acceto ne prese il posto, ma l'esperienza detta anche della piccola Accademia terminava già nel 1522, perché i suoi membri venivano coinvolti nella congiura contro Giulio dei Medici, e di conseguenza l'Accademia veniva chiusa. Ma rimane una delle esperienze più significative dell'umanesimo e del Rinascimento, soprattutto fiorentino. La filosofia di Ficino è volta a costruire un legame stretto tra platonismo e il cristianesimo.
Attenzione, questo è molto interessante perché questo sforzo intellettuale viene anche condotto attraverso la riscoperta dei testi ermetici. Sarà proprio grazie a Ficino, noi abbiamo fatto una lezione sul corpus ermetico, ma è proprio grazie a Ficino che la fama dei testi ermetici, diciamo, si amplia, si diffonde in tutti gli ambienti dell'umanesimo e del Rinascimento. Per Ficino questi testi ermetici rappresentano la testimonianza viva di un'antica sapienza teologica. Oggi sappiamo che qui c'è in realtà una mala interpretazione, perché questi testi furono composti tra il secondo e il IV secolo d.C., quindi non è possibile che abbiano la funzione che Ficino gli assegna, però nell'immaginario dell'epoca era così. E Ficino riteneva che la loro funzione fosse proprio quella di indicare una sapienza teologica antica. Secondo loro questi dimostravano addirittura il legame tra la religione egizia e il mondo classico greco, per il tramite di Pitagora e Platone, che vi ricorderete entrambi avevano fatto viaggi in Egitto, e l'Egitto, diciamo, era meta in generale dei primi pensatori del periodo greco. Non stupisce pertanto che per Ficino siano considerate scienze l'alchimia, l'astrologia, tutte scienze, come abbiamo accennato, legate proprio al platonismo da un lato, ma anche alla tradizione ermetica e proprio al mondo della magia, della religione egizia. Che cosa intende per magia? Cos'è la magia per Ficino? Poi sulla magia torneremo ancora, perché il Rinascimento, per usare le parole di Paolo Rossi, è l'epoca dei maghi, quindi torneremo ancora su questo tema. Cos'è la magia per Ficino? La magia è la possibilità che l'uomo ha di manipolare la natura attraverso delle leggi, attenzione, delle leggi, quindi non sortileggi, attraverso delle leggi che però sono nascoste ai più, che però, se si leggono gli antichi trattati, possono in un qualche modo essere riscoperte queste leggi e quindi possono essere utilizzate per appunto indirizzare il corso della natura, comprendere la natura. Ancora qui vediamo un'immagine che ci riporta Ermete che legge gli astri. Ci sarà qualcosa da dire anche a proposito dell'astrologia per quanto riguarda appunto Marsilio Ficino. Cosa fa Ficino con tutta questa operazione? Beh, attraverso proprio la lettura del platonismo, condotta in quest'opera Teologia Platonica, vuole suggellare il legame tra religione e filosofia, dicevamo già all'inizio, che era stato invece rifiutato dalla tarda scolastica, vi ricorderete, erano per Occam due campi eterogenei, distinti, e invece Ficino li vuole recuperare. La dimensione spirituale nell'umanesimo e nel Rinascimento rimane comunque profondamente radicata. Secondo Ficino, che appunto si richiamava questa prisca teologia, a prescindere dai molti modi in cui gli uomini venerano Dio, vi è un'unica religione che progressivamente si è rivelata ai sapienti. E questo è ciò che è accaduto, secondo lui, passando in rassegna i vari Ferecide, Pitagora, Platone e quindi il cristianesimo stesso. Vi ricorderete, Ferecide, qui abbiamo messo dei simboli, il simbolismo plurale, proprio a rappresentare queste diverse rivelazioni. Vi ricorderete, Ferecide era in un certo senso non solo il maestro in pectore di Pitagora, ma rappresentava proprio il legame tra la filosofia e il mondo taumaturgico. Era un taumaturgo, un guaritore, oggi diremmo. In cosa consiste il nucleo della filosofia di Ficino, poste queste premesse? Nella centralità attribuita all'uomo, paradigma ovviamente dell'umanesimo, cioè in virtù della redenzione, cioè l'atto con cui Dio ricongiunge a te tutte le cose celesti, questa centralità l'uomo la corrisponde facendo da tramite tra il creato e Dio, cioè l'uomo è ciò che permette a Dio di rientrare in contatto con la sua creazione, o meglio, gli viene affidato, Dio lo potrebbe fare autonomamente, ma gli viene affidato il compito all'uomo di riportare il creato verso Dio.
E qui vediamo, vabbè, questa è la creazione degli animali di Dio, che appunto si possono poi, grazie all'uomo, rivolgere e tornare verso il creatore. Ci sono quindi due punti fondamentali, centrali, in Ficino, che riguardano la cultura umanistica rinascimentale: la centralità dell'uomo e però anche la nuova visione del mondo materiale, perché, come vedete qui, il mondo delle creature è riportato a Dio, il mondo della natura è riportato a Dio per il tramite dell'uomo. Quindi il mondo materiale della natura non è più il luogo del male, non è più privazione, l'assenza di beni, ma come tutto il resto rappresenta appunto una parte significativa della creazione di Dio. E quindi, come diremo noi, cosa anch'essa è cosa buona e giusta. E qui di nuovo mettiamo al centro l'uomo, e questo è il concetto appunto fondamentale dell'umanesimo. Lo scopo quindi più generale della religione filosofica, se potremmo così definirla, di Ficino, è quella di rinnovare l'uomo, questo uomo che con la sua anima appunto assolve il compito di rimettere il creato in relazione con Dio. Come avviene questo? Beh, Ficino ci parla di una realtà distinta in 5 gradi, io poi qui sotto ho fatto uno schema: il corpo, la qualità, l'anima, l'angelo e Dio, dove l'anima, in particolar modo l'anima dell'uomo, rappresenta proprio la cupola mundi, cioè ciò che mette in relazione la realtà, il corpo, la qualità, con la dimensione celestiale, l'angelo e Dio. E da questo punto di vista ci si rende subito conto che la funzione dell'uomo, che avviene per il tramite dell'amore, cioè è una mediazione che si esplica attraverso il sentimento d'amore, Dio ama il mondo e lo crea, e l'uomo poi ama Dio e gli riporta, diciamo, rimette il mondo in collegamento con Dio. Questa è, diciamo, una visione del filosofo quasi come un sacerdote, da questo punto di vista, una visione sacerdotale, diceva Moravia in un famoso testo di filosofia del filosofo secondo Marsilio Ficino. L'immagine ficiniana del cosmo parte quindi dall'assunto naturalistico che c'è in generale della simpatia che intercorre tra tutte le cose create da Dio, e questa simpatia in modo particolare c'è proprio nel rapporto tra uomo e universo, tra uomo e mondo. L'uomo che rappresenta il microcosmo, il mondo che rappresenta il macrocosmo. E mondo e uomo avrebbero le stesse caratteristiche, quindi indagando l'uomo si indaga il mondo, indagando il mondo si indaga l'uomo. E questa simpatia è proprio possibile proprio dal fatto che l'anima che abbiamo visto prima essere cupola mundi, essere intermedia, un po' come era intermedia l'anima nella filosofia di Plotino, porta dentro di sé l'impronta ideale degli oggetti sensibili. E quindi la conoscenza di conseguenza avviene perché nell'uomo è presente un principio che allo stesso tempo riflette sia gli oggetti sensibili, cioè quelli che noi vediamo, sia i modelli eterni, che poi sarebbero le idee di Platone. E quindi vediamo qui l'uomo microcosmo rimanda al mondo macrocosmo. Abbiamo una immagine, anche in questo caso, che ci rappresenta l'uomo inserito proprio in quello che all'epoca era il cosmo, vedete qui l'ordine dei cieli e dei pianeti, proprio per mettere in evidenza il rapporto tra l'uomo e il cosmo. Per quanto riguarda la magia, abbiamo detto, bisogna dire qualcosa, perché Ficino anticipa la cultura magica tipica poi del naturalismo rinascimentale, quello per semplificare quello di Bruno, di Campanella, di Telesio, però appunto Ficino rinuncia alla magia talismatica, o almeno in parte la critica, non l'accetta, anche se poi nella sua opera dice come portare certi talismani, certe cose, però diciamo non la sposa completamente. Fa invece propria la magia fondata sulle erbe, sulle medicine, quindi la medicina, e da qui si capisce poi il legame di conseguenza con l'alchimia, perché
queste cose si mescolavano abbastanza. E in modo particolare, questo dicevo era importante, andava detto, si affida alla lettura degli astri, quindi l'astrologia. L'astrologia che di fatto è sempre stata scienza nel mondo antico, lo rimane seppur sotterranea nel mondo medievale e recupera grande centralità nell'umanesimo, nel Rinascimento, e non verrà abbandonata del tutto neanche nell'epoca moderna, e vedremo quali autori, anche insospettabili, ci facevano affidamento. L'astrologia di Ficino non è l'astrologia matematica della tradizione arabo-latina, quindi qui bisogna subito fare un distinguo. L'astrologia matematica, per essere chiari, era sostanzialmente molto simile all'astronomia, oggi diremmo, all'astronomia tolemaica. C'era un legame, infatti, l'abbiamo detto quando abbiamo parlato di Tolomeo, dal Tetrabilius, l'Almagesto, c'erano dei legami molto profondi. L'astrologia di Ficino, diciamo, più che allacciarsi alle evoluzioni poi arabo-latine medievali, quindi quelle propriamente matematiche, diciamo si riallaccia invece alla visione dell'astrologia di tipo platonico, e quindi legata alla tradizione, ovviamente alla tradizione ermetica, dove non contano tanto le misurazioni matematiche degli astri, quanto appunto invece piuttosto conta la componente spirituale presente in essi. Vi ricorderete che per Platone gli astri rappresentavano le divinità, e da questo punto di vista questo era estremamente importante, perché in base al legame che l'uomo, quando si rivolgeva verso gli astri, vi ricorderete, gli astri rappresentavano comunque un passaggio fondamentale per arrivare al mondo delle idee, perché sembravano incorruttibili e quant'altro. Quindi questa dimensione dell'astrologia più legata alla tradizione platonica piuttosto che a quella matematica, e vedremo che questo invece rappresenta una diversità con il pensiero di Giovanni Pico della Mirandola, di cui parliamo immediatamente nella lezione successiva, quasi a pandan della precedente. Quindi ci lasciamo per un secondo, io vi invito ovviamente a vedere immediatamente il filmato successivo.